Sì, sta bene, sta bene. Si è fatto un piccolo intervento all'occhio perché non vedeva bene. Sì, sta bene, sta bene. Solo che mo non vede bene perché giustamente c'ha la benda. Domenica sera alle 21, sì, sono italiana, alle 21 carico una live di TikTok. Una replica. Andiamo al mare. Non farci mancare nulla. Che ti senti in colpa adesso? No, si doveva però per forza, si è spostata la lentina. Sì, Alessia, Elisa. Grazie Aureliano. Ciao Loredana.
Sì, sono mancina. Like, ragazzi, ve li siete scordati. Grazie Daniela. Oppure uso la destra, però in prevalenza sono mancina. Grazie Noemi, grazie tesoro. Brille, 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 brille. Taglio. Zac, tu sei bella. Zac, zac, zac. Isa dice che i mancini sono più intelligenti. La mia tela è infinita. Reti da pesca. Mi dispiace che tu abbia tutti questi pensieri, Dele. Spero che siano cose risolvibili. Andiamo a fare un po' di pranzo.
ragazzi, l'intento è questo: farvi rilassare e prendere sonno. Qual è il pennello che sto muovendo? Alto, basso, alto, basso, alto, basso. Quanti sono questi? E questi? E questi?
Sì, è comodo. L'ho presa a fine novembre dell'anno scorso. Visita turistica. Anita mi scrive: te odio. L'importante è provare qualcosa per me. L'indifferenza sarebbe peggiore. Ma se uno mi ama o mi odia, vuol dire che ho fatto il mio dovere. Una coccinella, perché lo chiamate pinguino? Alberto, grazie. È un bruco lumaca, luma bruco. Luma bruco. Ah, ma è una coccinella. La chiamano, perché lo chiamano tutti pinguino?
poi ne ho un altro lumabruco, ragazzi. Solo che l'altro lumabruco che ho è uno squishy. Tutto quello che tocchi diventa rilassante, grazie ragazzi. Vediamo un attimino i punti neri in che stato sono. No, la colonoscopia me la fate fare da qualche altro.
Sì. Questi sono proprio punti neri alla faccia del bicarbonato di sodio. Dovrebbe esserci la campanellina, ragazzi. Era sto cretino che gli faccio uscire l'anima dal corpo. Domandina, come mai non riesco a vedere le live su Twitch quando sei on? Non lo so, hai scaricato Twitch? Ti sei loggato? Scrivono cose alla persona sbagliata, meno indicata. Qui si vede lo scorpione che esce, mannaggia.
il cane sullo skateboard. Il cane sullo skateboard, ma l'avevo mai visto. Grazie, Steva. Avevo visto il cagnolino, ma il cane sullo skateboard non l'avevo mai visto. Ciao, Stefania. Prossimo. Tendina di luci, grazie, le luci sospese, grazie piccola, grazie di cuore.
100.000 like, ragazzi. Quello che mi è piaciuto di te è il modo in cui rispondi alle critiche con ironia pungente, Silvia. Grazie. E credo sia un pesce palla, ragazzi. Grazie Silvia, apprezzo tanto. Asfalta forte, sempre. Sembra un fucile della droni. Non ci sono paragoni. Come batte forte? Se... No, non è la droni. Euronix, no? Ho fuso i due grandi marchi di elettrodomestici. Batte forte sempre. Mi fa ridere sta cosa. Ragazzi, ho capito. Grazie Silvia. Media World, no. Questo mi è stato regalato l'anno scorso. Mi è stato regalato l'anno scorso quello, ragazzi.
Sapete quanto sono sopravvissuti queste AirPods? Nemmeno una settimana. Ho pagato 20 euro, non l'ho mai più comprate. Minnie me le ha mangiate. Poi mi sono comprate queste qua. E queste costano 5-6 euro. Collega adesso. No, in realtà queste sono del Blue Yeti, non sono dell'iPhone. Non ne ho auricolari per l'iPhone, ragazzi. Oh, queste qua. Adesso non so dove le ho messe, e quelle senza filo, che quelle col filo mini me le ha distrutte. Pagate la bellezza di 20 euro, distrutte. Già, infatti poi non ho più riprese. Però sono 20 euro, cioè dove andare a comprare ogni settimana 20 euro di AirPods. Aspetta.